searching for a better thing. Wanna replace me? I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts, I got doubts. Sognare si può, buongiorno. Tra pochissimo con noi una donna che ci parla del mondo del lavoro. A fra pochissimo, sognare si può. Eccoci qua, Martina Cimino con noi a Sognare si può. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ma che bella voce che hai. Molto dolce. Sarà così anche... dicono. Così dicono, vero? Sarà perché anche sei giovane e quindi hai ancora la voce squillante. Anche quello dicono che è vero, quindi non posso che confermartelo. Oggi con te parliamo delle donne e del mondo del lavoro. È in arrivo l'8 marzo, che non, io non considero una festa in realtà, ma così è considerata, no? Ormai è soltanto in realtà un... come posso dire, il ricordo di qualcosa di non troppo bello, perché però diciamo che l'8 marzo dovrebbe essere ogni giorno per noi, ricordarci di festeggiare un po', no, il nostro essere donne, e ricordare, come in quel caso, le cadute in guerra, le donne cadute, esatto, sul mondo del lavoro. Esatto, assolutamente. E noi parleremo di questo, delle donne, del mondo del lavoro, dei vari aspetti che ci sono, delle problematiche che le donne comunque incontrano, forse un po' di più rispetto agli uomini, no? Perché è inutile negarlo che
che comunque nel mondo del lavoro ci sono, continuano ad esserci delle differenze. Sì, saremmo ciechi a non vederle, e sordi a non sentirle, e bugiardi a non dirle, ecco. Esattamente. Allora, ascoltiamo ancora un po' di musica, poi facciamo partiamo con la nostra chiacchierata e facciamo anche una piccola diretta Facebook. Un po' abbraccio, eh? Un po' abbraccio, assolutamente abbraccio, come sempre. A fra poco. Sognare si può, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Martina Cimino, che con la quale noi parleremo di donne, il mondo del lavoro. E che cosa è cambiato? Tu sei, dicevamo, molto giovane e quindi ti approcci da
da pochi anni, da meno anni di altre persone. Beh, diciamo al mondo, sì, del lavoro. E allora, anche se ti dico molto sinceramente che io sono un'anima in pena in questo, nel senso che ho iniziato proprio prestissimo a lavorare e rendermi autonoma, proprio perché a mio parere, donna o uomo che una persona possa essere, è fondamentale avere un'autonomia, e solo grazie al lavoro, diciamo la verità, riusciamo ad affermarci a volte, no? Ad essere un po' più liberi. Ad essere un po' più liberi, vero, verissimo, anche perché poi nell'autonomia che possiamo esprimere veramente noi stessi, no? Assolutamente. Altrimenti dipendiamo sempre dagli altri, e questo è sicuramente, senti, un limite. Ciao Adriana che ci sta guardando. Eccolo qua, no, Luca dice che tu sei, che hai molti meno anni di lui. Luca, ti sfido, quanti me ne dai? Perché c'è una sfida in corso con Ivana che continua a sostenere che io non dimostri più anni di quelli che in realtà ho. Ma no, ne dimostri pochissimi, sei simpaticissima. E Luca domani sarà con noi, e con lui parleremo di un altro argomento piccante. Lui e lei, la differenza di età, wow, conta? L'anagrafica conta davvero? Secondo me no. Secondo, dai, te no? Ti do una risposta in anticipo. Bene, allora tu hai risposto in anticipo al nostro, ai nostri quesiti di domani. Bene. Torniamo al mondo del lavoro. Allora, come ti sei approcciata al mondo del lavoro? Come ti sei trovata, diciamo, per quel che è la tua esperienza? Ma guarda, io, se l'accento non mente, sono siciliana. Ebbene sì. Diciamo che già quando io studiavo giù in Sicilia ho iniziato a lavorare sin da ragazzina, mi sono sempre data da fare, ho avuto una mia piccola azienda con mio fratello, diciamo che abbiamo fatto un po' anche di pasticci, ecco, nella vita lavorativa. Poi però la svolta, ho deciso di venire su a Torino e di continuare a studiare, di cambiare un po' vita, inseguire quelli che sono i miei tuoi sogni. Esatto. Ma allora parliamo un attimo di te, tu di cosa ti occupi? Allora, in questo momento io mi occupo di finanza. Di finanza? Finanza, sì, sono stata e lo sono ancora un consulente finanziario per un intermediario abbastanza importante, e sono in fase di cambio. Sono in fase di cambio, ecco, sì, perché anche lì diciamo che... Boh, una mattina mi sono svegliata e ho deciso di cambiare società, così. Ma certo, perché cambiare si può ed è importante anche qua, esatto, per realizzare, per sentirsi, esatto, realizzati, esatto, no? Forse questo è stato anche possibile grazie un po' alle lotte, no? Che hanno fatto le nostre, come si dice in italiano, predecessori, non lo so, antenate, diciamo così, le donne che ci hanno preceduto, esatto, sì, ci hanno spianato un po' con quelle che sono state le loro battaglie, le loro lotte, ci hanno spianato un po' la strada anche ad affermarci e poter cambiare. Esatto, diciamo che oggi rispetto al passato ci sono sicuramente molte più opportunità a cui le donne possono accedere. Assolutamente, no? Sì. Cosa che non era possibile sicuramente fino a qualche tempo fa. No, vai, non ti preoccupare. Ti faccio vedere un po'. No. Sì, sì, ciao. E certo, in base alle... grazie alle loro lotte, e bene o male molte cose sono cambiate. Ciò nonostante, qualche difficoltà nel mondo del lavoro esiste ancora, e soprattutto ci sono delle differenze, no?
Sì, bene o male purtroppo ti scontri ogni giorno con delle differenze che poi vogliamo a volte dire che sono state del tutto superate, ma no, no, non del tutto mai, cioè sei sempre un po' donna sempre, nel bene o nel male. Sì, sei donna sempre, come dicevamo anche fuori onda, pur anche magari talvolta in ruoli anche di rilievo, spesso se sei accompagnata o vicino a un uomo tu sei la segretaria. Esattamente. Esattamente. E questo è rimasto ancora. Esatto. Senza parlare poi magari della differenza del trattamento economico, che in molti casi evidentemente rimane. Io una volta disse il mio mentore diversi anni fa, io un giorno, io non sono la segretaria di nessuno, un giorno possibilmente lo avrò un segretario. E mi si mise a ridere per questa certo. cosa, no? Perché sbagliando, io lavoravo per lui e disse la mia segretaria in maniera veramente non ci ha fatto caso, e allora io me ne sono uscita con questa battuta che ha fatto sorridere tutto l'ufficio. Vabbè, diciamo che bisogna anche prendere le cose con un sorriso dal mio punto di vista, perché spesso è proprio così che magari si ottengono dei risultati e magari si è ascoltati anche un po' di più. Esatto, a volte bisogna anche mettere da parte l'assertività e dare un po' di spazio a quella che è la risposta comica, no? Nell'ambito della comunicazione si dice ci sono diversi tipi di comunicazione, ma a volte l'assertività bisogna anche un po' metterla da parte e lasciare uscire fuori l'ironia. Sì, l'ironia e magari guarda, l'assertività è comunque sempre, dal mio punto di vista, un tipo di comunicazione positiva. Sì, sempre, assolutamente, la migliore. Però il problema è che tante volte non si riesce a essere assertivi, ma magari ci facciamo un po' prendere dall'arroganza, dalla rabbia, no? Da, insomma, quel cipiglio, esatto. Da quell'agilità, quella punta di agilità che è proprio della donna. Della donna, ma magari, mentre magari l'arroganza è un po' più forse dell'uomo, sì. Tante volte, o la prepotenza, insomma, quindi l'assertività rimane sempre una comunicazione positiva. La migliore. Però è vero che secondo me con un sorriso alle volte si riesce davvero a dire qualsiasi cosa. Sì, 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 d'accordissimo. Che in maniera assertiva magari striderebbe comunque, esatto, no? Sì, sappiamo tutti che bisogna essere assertivi, però a volte si può. Meglio strappare un sorriso. Sì, sì, sì. Mai aggressivi, però, comunque. Esattamente, mai aggressivi, questo sicuramente sì. Anche se, invece, spessissimo questo accade. E, come dicevamo, tante volte, talvolta sono proprio le donne, a volte, a esserlo. Sì, sì. Per, in qualche modo, difendersi. Sì, come ti dicevo poco fa quando non eravamo in onda, sicuramente io non sono stata, e non continuo a non esserlo, la collega perfetta, nel senso che sei donna, lavori insieme a tanti uomini e devi comunque uscire un po' gli artigli, no? Sembrare anche un po' più aggressiva di quello che in realtà tu sei, ma è proprio una questione di scudo a volte, di protezione che devi attuare nei confronti a volte dell'arroganza che trovi nel mondo del lavoro in generale. Ora non parlo nello specifico del mio settore o di un altro. No, ma in generale esatto, per trovare il proprio spazio alle volte purtroppo bisogna un po' sgomitare, un po' diventare anche aggressivi. D'accordo, allora... ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare delle donne, del mondo del lavoro, e così salutiamo anche chi ci sta ascoltando e terminiamo la diretta. Bene. Mi raccomando però, continuate a seguirci, e fra poco. Allora, salutiamo chi ci sta ascoltando in diretta. Ciao a tutti, continuate a seguirci perché chiacchiereremo ancora un po' spettegules tra donne. Ciao. Benissimo. Benissimo, perché torn from
ed eccoci qua, Sognare si può, siamo tornati con la nostra Martina. Tra l'altro voglio fare un breve riepilogo, voglio salutare appunto di nuovo Luca che ci faceva le battute, 65 audace. un bacio grande ad Adriana, perché lei è molto carina, molto dolce e ci segue, ci ha seguito. Tornando a noi, torniamo alla nostra chiacchiera. Eccoci. E parlavamo appunto delle donne, delle difficoltà che alle volte ci sono nel mondo del lavoro, delle differenze che ci sono nel mondo del lavoro, e stavamo dicendo anche, mentre parlavamo, perché poi noi continuiamo a chiacchierare, perché con Martina è facile, diciamo, una conversazione, insomma, si riesce a fare molto bene. Sì, sono un po' la chiacchierona. E meno male, meno male. E dicevamo che alle volte... le prime però a crearci problemi siamo proprio noi, perché non sempre facciamo squadra, a differenza degli uomini che in qualche modo sono spesso complici, no? Sì, 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 e considera che a mio parere nel mondo del lavoro il primo nemico della donna è la donna. Esatto, esatto. Perché anche fra colleghe, fra amiche, non riusciamo ad avere quella complicità alle volte che potrebbe... aiutare a smorzare anche a volte le situazioni lavorative difficili o le situazioni di stress, mentre gli uomini hanno una sorta di cameratismo, che sia il calcetto, che sia il fantacalcio, qualunque cosa che li unisce e che fortifica un po' il rapporto al di là del lavoro, ecco. Esatto, è proprio questo il punto, che noi non riusciamo a fare spesso fronte comune. Pensare che con la determinazione, insomma, che hanno moltissime donne, potremmo... Forse a volte troppa. A volte anche troppa, esatto. Probabilmente avremmo potuto raggiungere obiettivi e risultati forse più importanti. Certo che lottare da sole è più difficile. Sì, però... lasciamo anche trasparire un messaggio positivo, nel senso che se per quanto donna, cioè se hai la capacità e lotti, alla fine arrivi dove vuoi arrivare, ecco, quello è importante anche sottolinearlo, anche certo, sottolinearlo. Certo. Io nel mio piccolo ti dico, partendo da veramente poco, non ho raggiunto, cioè non ti dico di essere una donna realizzata, però nel mio piccolo sono riuscita, uscendo un po' fuori gli artigli, tirando fuori gli artigli, a raggiungere qualche obiettivo e avere qualche soddisfazione personale. Quindi anche lottare, se sei capace e determinata, lottare porta sempre i suoi frutti. Esatto, questo assolutamente, assolutamente, perché è la prima cosa, no? Io credo che ogni obiettivo, ogni sogno non è che arriva da solo, in realtà bisogna lavorare per ottenere dei risultati, e questo è evidente, assolutamente. Bisogna anche meritarseli. Certo. Come diciamo capacità, ecco, studio, capacità proprio nel vero senso della parola, anche manuale delle cose, saper fare. Forse. E bisogna impegnarsi, certo, sì. Alle volte è una crescita continua, no? Sì. Quella di comunque di studiare, di mettersi a confronto anche con le difficoltà. Questo io credo che riguardi comunque uomini e donne in generale, no? Penso che la capacità di raggiungere un obiettivo dipende anche tanto dal non abbattersi e dal lavoro, dall'impegno che si mette in ciò che si fa, e anche dalla passione con cui fai le cose. Sì, e tu sei appassionata di finanza, per esempio, come ti è venuta questa passione? Non lo so,
ci non sono lo so. Nata. Sei nata appassionata così. Di finanza. Sì, non te lo so dire. Ti piacciono i soldini? Mi piacciono i soldi. Ne ho pochi, ma mi piacciono i soldi. Esatto. E quelli non bastano mai. No, è verissimo, è verissimo. Ma quindi dicevi che tu, la tua esperienza, per esempio, parte da un'esperienza imprenditoriale addirittura. Sì, sì, no, ma... Da un'attività comunque una tua. Cosa piccolissima. Che poi... Poi ho continuato a studiare, ho deciso di laurearmi, anche se avevo per un periodo pensato di mollare. Poi ho detto, no, ma se hai un sogno, Martina, lo devi inseguire, no? Devi riuscirci, ce l'ho fatta. Poi sono venuta qua su... a Torino, ho continuato a studiare, a fare altro, ho fatto anche tanti altri lavori e poi sono riuscita ad avere un piccolo posticino dove volevo arrivare. E questa è sicuramente una grande soddisfazione. Sì, 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 è una grande soddisfazione andare a dormire la notte pensando che sei riuscita a salire uno scalino in più, ad aggiungere uno scalino in più alla tua scalata al milione, no? Come dice. Certo, è certo. Ma a proposito, tornando diciamo al discorso generale del mondo del lavoro e delle donne, adesso è un momento difficile nel mondo del lavoro, un po' per tutti, per uomini, per donne, perché vabbè, lasciamo perdere questa incombenza, questo coronavirus che adesso in la qualche modo del coronavirus. Esatto, che in qualche modo ci ha fermati, perché bene o male si sta attendendo che questa emergenza in qualche modo passi e si possa tornare alla tranquillità, insomma, però in generale la crisi economica ha pesato in questi ultimi anni abbastanza. Sì, in Italia molto rispetto agli altri paesi. Esattamente. E per cui anche da questo punto di vista molte persone si sono dovute reinventare in ruoli magari anche nuovi, perché magari il mondo del lavoro sta cambiando. Sì. Per tanti versi, no? Con sì, lavoro carini da casa. Link, i meme su Facebook che dicono: cosa dirai un giorno a tuo figlio, facevo l'influencer. Esatto. Un tempo si diceva: io facevo, non so, l'avvocato, domani diremo faccio l'influencer. Esatto, il mondo del lavoro poi comunque cambia, è cambiato tantissimo. Ci siamo inventati dei nuovi mestieri, perché l'uomo cambia, no? È l'evoluzione darwiniana. In una situazione di stallo siamo stati molto bravi ad inventarci sempre nuovi mestieri, a reinventare i vecchi e a crearne di nuovi. È importante anche questo, e probabilmente, cioè, ovviamente fa parte dell'evoluzione, eccetera, normale, come dicevamo, del cambiamento. Sì. verso il nuovo e verso il futuro. E conciliare per una donna il lavoro, la famiglia, anche questo quello è un pensiero. Un tassello ancora un po' spigoloso, no? Penso che anche tu verrai a nozze con me nel dire che in effetti, soprattutto per quanto riguarda gli orari lavorativi, no? È difficile conciliare la casa, la famiglia, il lavoro, gli amici, la vita sociale. È veramente molto, ma molto difficile, soprattutto ti dico a 30 anni, e pensare che la società vuole che tu faccia una famiglia, la società vuole che tu faccia dei figli, la società vuole, però tu vuoi invece hai comunque degli obiettivi più alti di realizzazione personale. Ed è difficile conciliarli, ti dico molto molto sinceramente. Esatto, anche perché poi l'orologio biologico, per esempio, di una donna da questo punto di vista, dal punto di vista dei figli, ha comunque un tempo. Esatto, e in Italia ancora le aziende in questo non si sono adoperate, perché c'è poco smart working, c'è poco part time, non si viene incontro alle esigenze di una donna, alle esigenze fisiche e anche biologiche di una donna, perché quando esci da casa alle 8:30 del mattino e torni il pomeriggio alle 7, ci rendiamo conto che portare avanti una casa, una famiglia, un figlio, un cagnolino, un gattino, una tartaruga, non è che così sia così facile, ecco. Esatto. Ciò che però forse un po' sta cambiando è
diciamo, anche il ruolo maschile all'interno della famiglia. No? Sì, sì. È vero che in passato l'incombenza della famiglia era sulle spalle, nel, diciamo quasi totalmente sulla figura femminile. Ora diciamo che l'evoluzione del sia nel mondo del lavoro, ma anche proprio della famiglia, dell'educazione all'interno della famiglia, porta a un aiuto. E sarà sempre ancora più un crescendo, no? Perché pensiamo agli anni 50, 40, nei quali le donne non lavoravano, si occupavano totalmente della famiglia e al figlio maschio non insegnavano a rifarsi il letto. Ti faccio l'esempio esatto. più lampante. Ad oggi una donna di 40 anni che ha un figlio maschio, la prima cosa che gli insegna è: no, io lavoro, tu ti rifai da solo il letto. Quindi sarà sempre più un crescendo, no? Di uomini che si abituano anche a fare, a dare una mano, ma che poi non è una mano, no? È una collaborazione, esatto, perché poi si pensa che si vive magari nella stessa casa, non magari, si vive nella stessa casa, per cui è normale collaborare e creare insieme una sorta di armonia in modo che si possa entrambi trovare insomma un momento di riposo, un momento di relax. E forse anche partendo dall'educazione dell'uomo in famiglia, che cambierà mano a mano anche l'educazione dell'uomo sul mondo del lavoro, sul posto di lavoro. Cioè, quando tutti gli uomini saranno più abituati alla collaborazione con le donne, cambierà anche la loro visione della donna non più come collaboratrice ma come collega, cioè non più come aiutante ma come collega. Esatto, assolutamente concordo. Da questo punto di vista, secondo me l'evoluzione porterà sicuramente a quello. Faccio solo un accenno: alle volte adesso mi capita magari soprattutto di parlare magari con dei papà che hanno delle figlie femmine ora. Cominciano ad avere proprio un'altra idea di ciò che desiderano per loro. Sì. Quindi il rispetto, una nuova idea sì. di quello che è il loro desiderio per le loro figlie, no? Sì, esatto. Io in questo ti dico, sono stata tanto fortunata, perché io ho avuto una figura di paterna che ha sempre veramente sognato la mia realizzazione personale e professionale. Lui non mi ha mai vista come la figlia femmina, per lui non c'era differenza fra il figlio maschio e la figlia femmina. Realizzazione dell'uomo, realizzazione della donna. In questo mi ha sempre detto: vai, fai la valigia e insegui i tuoi sogni. In questo io sono stata veramente tanto fortunata. E secondo me questa è una grandissima dote ed è lo stimolo più grande che puoi ricevere, il dono più grande, perché poi è da lì che secondo me poi parte... no, dall'educazione dei figli sì. Che dà poi vita ai vari cambiamenti. Sì, assolutamente. Siamo quello che viviamo, no? E siamo il nostro contesto familiare, culturale, sociale, poi ce lo portiamo appresso per tutta la vita. Assolutamente sì. Somebody new, lost.
eccoci qua di nuovo. Sognare si può. Voglio fare un po' di saluti che mi erano sfuggiti. Voglio salutare Laura Mosca, Simone, Massimo De Rosa. Prima o poi dovrai essere ospite qui da noi, da me, Lidia, Gian Pierre, Michele, che forse l'avevo già salutato prima, Raimondo. E ancora Dario e Max e vabbè, gli altri, Luca l'avevo già salutato, Adriana l'avevo già salutata. E torniamo a noi. Martina, c'è qualcuno che vuoi salutare a proposito? Oh, se proprio me lo chiedi, dai, salutiamo Salvo che è a casa, forza, salutiamolo. Ciao Salvo, un bacino. Un saluto, un saluto anche da parte mia. E anche un saluto al tuo cucciolo. Sì, al mio cagnolino. Come si chiama il tuo cagnolino? Thor. Thor. Martina c'ha questo del tuono. c'è questa new entry in famiglia. Sì, il cagnolino, sì, ancora il cagnolino è gestibile, diciamo che un figlio per i miei orari non lo sarebbe, un cagnolino ancora me lo gestisco. È perché tu sei impegnata, insomma, tutto il giorno. Tutto il giorno, sì, corro di qua, corro di là, a volte do una mano quando qualcuno ha bisogno, sono sempre attiva, non sto mai ferma. E beh, questa è anche una bella energia. Ma senti, ma c'è qualche aneddoto che vogliamo raccontare nel mondo del lavoro? Così, allora, per sorridere un po'. Ti dai. Racconto questa a proposito dell'età che ci dicevano che io sono tanto giovane. Mi è capitato, era ottobre. Io sono nata nel mese di ottobre e dovevamo fare insomma dei documenti con un cliente abbastanza grande, un uomo sulla sessantina, un po' austero, però mi ero insomma avevo acquisito la sua fiducia e doveva firmarmi dei documenti, luogo data, quindi Torino. È 10 ottobre se non sbaglio, io sono nata lì in quei giorni. Non scrivo 2019, ma scrivo 1991. Ops! Quindi lui mi guarda e mi dice: no, signorina, ha sbagliato, siamo nel 2019. Dico: sì, ma mi scusi la confusione. Dopo un po' ci pensa, mi guarda e mi fa: signorina, ma sì che lei è giovane, ma così giovane però no, cioè, ma da dove le è uscito fuori questo anno di nascita? E che io un po' mortificata, no, guarda, è l'anno di mia cugina, sto pensando al suo regalo e quindi non solo donna, anche un po' giovane, non me la sono sentita di dirgli la verità, ti dico molto sinceramente. Ma hai fatto bene, anche perché quando diciamo qualcuno deve magari affidare a una persona i suoi soldini, esatto. Magari... è più contento se pensa di darli. Sì, per luoghi comuni poi, sì, no? Esatto, perché magari una persona più grande. Esatto, diciamo. Una persona più grande magari può non avere, non perché io sia io, cioè può non avere magari le competenze di un neolaureato magari di 23-24 anni, ecco. Però è ormai un luogo comune, no? Come meglio l'uomo che la donna, meglio l'avvocato dell'avvocato donna, meglio il medico maschio del medico donna. Sì, ma esatto, anche se per fortuna è questo, voglio dirlo, da questo punto di vista anche questo sta passando. Sì, non siamo tutti uguali. Ecco. Per fortuna, per insomma, fortuna. Viene riconosciuto molto più spesso. Viene riconosciuta la professionalità e la competenza anche delle donne, e non c'è più questa grandissima differenza per quel che riguarda la riconoscenza delle competenze. Poi io sono un po', diciamo, puntigliosa in queste cose, no? È come chi non vuol pulire la macchinetta del caffè perché c'è la signora delle pulizie, ma puliscitela tu, cioè, perché aspetti quella poverina? Sì che è il suo lavoro, però puoi farlo, fallo. Ma sì, ma soprattutto perché, voglio dire, se la macchinetta non necessita, amen, aspettiamo anche la signora della pulizia. Ma se è lurida, puliamola. Puliscila tu, anche se sei uomo, sporcati le tue manine. Come io so mettere un chiodo, tu devi saper pulire la macchinetta del caffè, no? No, esatto. Sì, diciamo che ci sono alcune situazioni da cui magari è un po' più difficile staccarsi, probabilmente. Sì, delle forme mentis. Però è anche vero che
probabilmente le persone che più sono così, come dicevamo, arrivano magari da una realtà sociale, di famiglia, culturale di un certo tipo, per cui comunque magari ce l'hanno proprio un po' insito, no? Sì, ma come vi raccontavo poco fa della segretaria, del segretario, no? Io ero una persona abbastanza grande, no? Io lavoravo, avevo un tutor che era una persona molto grande, sulla settantina, quindi aveva già un pensiero molto diverso sulle donne perché era molto più arcaico. Quindi l'idea che gli venne fuori molto naturalmente la mia segretaria. Non lo condanno per questo, perché è sempre stata abituata ad avere le segretarie e E quindi quindi. gli è venuto come respirare. Esatto, per lui era normale, no, non pensava che quella fosse. Che io fosse al suo pari, che avessimo lo stesso titolo quasi. E no, certo, ha Sì. dovuto sorriderci su, Sì, però. perché anche lì, come dicevamo, un sorriso aiuta, no? Quindi ribadiamo il concetto. Spero proprio di avere un bel segretario Esatto, un giorno anch'io. avrò anch'io un E segretario. certo, assolutamente. E l'abbiamo lasciato un po' così, Sì, un po' un stizzito, po', poverino. dice, ops, da dove mi esce questa? Esatto. Vabbè, ma lui aveva tutta una serie di opuscoli, come essere una buona segretaria per il capo, come essere la segretaria perfetta. Cioè, lui aveva tutti questi suoi opuscoli e. No, davvero? Sì, aveva tutti questi opuscoli, tipo dattilografia, con robe tipo come battere velocemente a macchina. Guarda, tu non hai idea, ma io ho studiato dattilografia. C'è stato un tempo in cui effettivamente la materia c'era, adesso la macchina da scrivere non so più. Cioè, in qualche negozio di antiquariato, ecco, Ma forse. che poi e adesso non si possono più neanche comprare. Mi piacevano Olivetti l'altra volta al mercatino delle Pulci, ma hanno un costo elevatissimo, eh. È perché sono diventati dei Sono pezzi da diventati dei museo, pezzi, sì. stenografia piuttosto che dattilografia, Sì. sono diciamo mestieri persi, cioè. Allora, io avevo delle amiche che studiavano all'istituto commerciale e studiavano stenografia fino a 15 anni fa, 10 anni fa, quindi non è una cosa che. E lo so, l'ho studiata anch'io. Esatto, non. e la stenografia, diciamo che ancora, diciamo, puoi scrivere velocemente, puoi prendere appunti velocemente, ma nasceva, vabbè, dai, nasceva con l'idea di prendere appunti velocemente perché il capo ti dettava la lettera Esattamente. e tu la scrivevi in stenografia perché lui parlava, non aveva certo tempo di aspettare che tu scrivessi tutto, e poi tu, Esattamente. trac trac, E lui andavi. aveva i suoi bei opuscoli in cui ti spiegava come prendere appunti velocemente. In compenso, invece, mi è capitato tante persone con le quali ho lavorato che mi dicevano: sono contento di avere una consulente, una professionista donna, proprio perché la donna è più accurata e più precisa e mi fa piacere avere un certo ordine nelle mie cose. E quello ti fa anche molto piacere. Ma no, esatto, adesso noi, come abbiamo detto dall'inizio, vogliamo sorridere un po' Sì. su questo argomento che volendo è anche ostico, è difficile, perché parliamo di cambiamenti e quando si parla di cambiare mentalità, piuttosto che anche proprio tipo di lavoro, di realtà, perché comunque è un Assolutamente. cambiamento continuo quello che avviene intorno a noi nell'arco di un in un arco temporale relativamente Diciamo la breve, verità, no? noi donne un po' peperine come me, come te, siamo quelle un po' forti che fanno un po' più paura e amano cambiare. Amano cambiare, poi cioè, è chiaro che insomma. A volte prendiamo dei bei muri davanti e ci sbattiamo la testa, però. Capita di rimbalzare contro un Esatto, bel muro duro, però è sempre ops, bello. però qualcosa impari Esatto. ogni volta, no? Che bello c'è fare un muro di gomma, meglio il muro di pietra, no? Sì, una bella tramvatona di quelle, Esatto. eh? Esatto.
però secondo me vale, come dico sempre, la pena provare a mettersi in gioco, provare a raggiungere, anzi impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. E secondo me si può fare. Sì, diamo questo messaggio positivo a tutte le donne come a tutti gli uomini. Esatto, perché questo è un messaggio dal mio punto di vista a 360 gradi, non è un messaggio di genere, no, è proprio un messaggio per chiunque. Se vuoi puoi. Esatto. Qua o da un'altra parte, ma se vuoi puoi. Assolutamente sì. E a questo punto io direi che ci ascoltiamo ancora una canzoncina, un po' di musica e poi ci salutiamo. Bene. A fra poco. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I would get up again. Eccoci qua. Siamo in chiusura, dobbiamo fare i nostri saluti. E abbiamo parlato delle donne, del cambiamento, delle donne ambiziose che non vogliono fermarsi. Esatto. Allora salutiamo tutte le colleghe che abbiamo incontrato in questi anni, che ci sono state amiche e anche quelle che non ci sono state amiche. E dai. Anche quelle che non ci sono state amiche, vero, vero, vero. Mandiamo un saluto più forte a quelle che alle altre. Sì, un salutone a tutte, un salutone ovviamente a tutti gli ascoltatori e un messaggio positivo. Sognare si può. Sognare si può. Si deve. Si deve, esatto. E a tutti l'augurio di poter realizzare i propri sogni impegnandosi e cercando di raggiungerli sempre. Anche a noi. Anche a noi, certo che sì. Grazie Martina. Grazie a te Ivana della possibilità e del bel pomeriggio passato insieme. Grazie, un abbraccio grande. Alla prossima. Ciao. Sognare si può.